Ricevo, non so bene cosa è successo, però adesso è partito. Grazie OBS per darmi sempre le notifiche di funzionamento. OBS mi diceva che funzionava, in realtà non funzionava. Vabbè, ho chiuso e riaperto l'app che mi. Il mixer che mi fa partire l'audio ed è risolto tutto. Ho detto, dai, prima che arrivi l'FBI, boh, aspetta un attimo, dammi tempo di iniziare. Mercoledì non ero online perché stavo facendo delle configurazioni per quanto riguarda le live del venerdì. Stavo mettendomi a fare cose, poi anche alcune cose private e ho finito di farlo dopo, tra una cosa e l'altra, ho finito dopo le 11, quindi ho detto, ma che cazzo mi metto online a fare mezz'ora di live e ci metto più tempo a rimettere i setting e tutti. No, non ho visto il film di D&D, anche perché ieri sera ero in live, stasera sono qui. A me il film di D&D inizia alle 9, quindi non sarei dovuto essere presente. Comunque andrò a vederlo adesso, vedrò di organizzarmi, magari. Vediamo, giovedì salterò la live, o giovedì o venerdì salto. No, giovedì salto la live, venerdì non posso. Venerdì devo fare il moderatore per il centro studio di ricerca CTA 102. Quando tornerò dal mio giretto di Milano per un piccolo incontro con quelli della Fenice e basta. Detto questo, sto dicendo, oggi se ci va bene impareremo finalmente l'ultima maledizione senza perdono, la vada kedavra, quindi la maledizione mortale, se ci va bene con la storia, se quelle due missioni che vengono sbloccate sono effettivamente quelle per la storia. Detto questo, niente, io direi di iniziare. Stavolta si inizia con la schermata già aperta di Hogwarts Legacy, che l'ho dovuto fare partire anticipatamente perché ho detto porca puttana, ma se mi hanno buttato fuori una patch e io cosa faccio se c'ho la patch fuori e non vedo un cazzo poi? Detto questo, però, devo riaprire un altro pannellino che ho dimenticato di aprire precedentemente. Ok. Ma.
spostata a in overclock solo ed esclusivamente per il gioco, perché alla fine non mi serve per altro, perché non faccio poi molto altro. E detto questo, riadattati allo schermo. E niente, tasto per iniziare. Comunque, a quanto pare, è arrivato un messaggio nuovo, ragazzi. C'è un nuovo messaggio. Attenzione, c'è un messaggio del giorno da che finalmente è qui. È qua sotto, non potete vederlo. Ve lo leggo, che adesso passerà. Appena qua inizierà a passare adesso, tra qualche istante. Dai. Basta. Ha già finito di passare. Cioè, uno lo fa, lo fanno uscire un messaggio per mezzo decimo di secondo e basta. Vabbè. Continuiamo. La nostra stanza delle necessità che... Sì, sono solo su Twitch perché ho fatto il controllo degli update. Cioè, degli update, dell'upload della mia live. E purtroppo un double streaming fa ancora fatica a sopportarlo. Non riuscirebbe a reggere. Però... Adesso vediamo, dovrei modificare tante impostazioni e tutto, quindi vediamo appena riesco a metterci un po' più di mano su queste cose. Detto questo... Così, ho sbagliato, ho tirato fuori la mandragola stracazzo. Ma chi se ne straforte, adesso andiamo a raccogliere di nuovo. Ora intanto teniamo qua questo. Facciamo così. E ci sono. Il cavo del mouse. Ok. Ora riesco a muovermi decentemente. Un equipaggiamento non identificato. Pensa che dovresti andare fiero. Sì, sì, delle persone. Dai, telaio. Sta fico. Andiamo a beccare il nemico famigerato prima. Sperando che non crashi. Perché in alcuni villaggi decide di crashare il gioco, eh? Giusto perché così. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Intanto. Mi fa piacere esservi inclusa. Devo ammettere che parte di me sono. Vediamo tutta la robaccia che non ci serve. È un piacere rivederla. Altrettanto. Cosa posso fare per te? Che cosa c'è in vendita? Mi spiace. Che genere di articolo ti interessa oggi?
È esattamente quello che era anche il vecchio film di D&D. Anche il vecchio film di D&D era fatto in quella maniera. L'importante è che ci siano state le Ti ho già giuste detto che puoi citazioni a passare quello che è quando D&D. vuoi. Perché nei film vecchi le citazioni erano un po' passine. Per esempio, ci sono alcune cose che faranno storcere il naso, soprattutto un Allo, Omar! master pignolo come me, come il fatto che per scappare da quella che è No, sto facendo il discorso Cosa perché mi hai abbiamo detto del qui? film che Un demiguise? mi hai detto che c'era sta cosa del film che non ti è piaciuta perché non era un'avventura di D&D come se fosse Revenium! una partita di D&D, ma un fantasy avventure d'avventura. Ti stavo dicendo che lo stampo anche di tutti gli altri film è stato fatto in quella maniera. Quindi non è stato snaturato della sua natura principale. Se c'è un demiguise va raccolto. Soprattutto per quella cosa che ha mantenuto lo stile. Ora sei mio, Demiguise. Sì, ma dov'è il demiguise? Ah, eccolo Però tornando un attimo al discorso che era quello del... Proteggiti, stupefiera! Depulso! Incendio! Bombarda! Revelio! Come una pecora al macello. Ed è solo Cosa? Il gioco? l'inizio. Sì, sono assolutamente italiano. Depulso! Bombarda! Credi di essere Descendo! stato visto? Tagliare però, prima che ci batto dentro. Così sono a posto con tutti gli incantesimi. Revenio! Passami quel whisky incendiario, non fare l'egoista! C'è qualcuno? Che depulso! Bombarda! Glock! Descendo! Non posso illuminare meglio il green screen perché Revelio! non posso, cioè non ho la possibilità di illuminarlo un po' meglio. La parte che vedi abbastanza oscurata. Ah no, ecco, mi si è spenta la lampada un attimo. Ok, si era sganciata la USB. No, non gioco a R4 Remake, non lo ho e non ho anche per portarlo. Lo stanno già portando tutti, non porterò a Resident Evil. Revelio! Per quanto posso apprezzare quel titolo?
fuori le patate. Sì, ottimo. Però credevo che ti stessi riferendo per quanto era, per quanto riguarda il green screen, la parte destra. Non posso illuminarla di più perché non posso. Revelio! Altrimenti acceco qualcuno. Non è il... Descendo! Quel mostriciattolo della torre! Cercami col ti ha liberato Owen! Proteggo! Stupendito! Non colpo di voi! Hai cercato la finita? Bombarda! Stupendito! Già battuto il boss. Vedo. Aspettami ora. Depulso! Prosegui! Non riuscirai a fermare i seguaci. Per te è troppo tardi per imparare dai tuoi errori. Ma no, ho già finito il combattimento. Non posso. Dove me la metto la piccola casa di legno insonorizzata? Che se ci entro in estate muoio. No, più che altro Corso Legacy lo portano in tanti della Fenice, quindi se lo porterò, lo porterò successivamente. Se lo recupero. Sembra una situazione pericolosa. Per quello Revenio. Che la ritardo game porterò... diverse cose. Sebastian, una reliquia nascosta in una catacomba e che richiede un sacrificio oscuro. So che suona male, ma se ti può essere d'aiuto, vale la pena rischiare. Infaustus lo sa. Mi ha aiutato a trovare lo scriptorium e il libro di incantesimi di Serpe Verde. D'accordo. Se ci sarà anche Infaustus, verrò. Ma il tempo stringe. Solomon vuole andarsene da Feldcroft. Cosa? Andarsene? Devi ostacolarlo e farci guadagnare del tempo, Anne. Te ne prego. Farò del mio meglio. Ti terrò informato. Solomon non può portare via Anne da Feldcroft. Dove andrebbero? Quando la rivedrei? Non posso illuminarmi il viso, non vedo un cazzo se mi metto la luce in faccia. Questa è quella è una questione di non posso mettermi luce in faccia.
Sebastian, non credere che mi sia dimenticato del tuo amico Goblin. Però apprezzo il fatto che tu abbia temporaneamente accantonato il nostro diverbio. Figurati. Non posso credere che mio zio voglia andarsene da Feldcroft. Anne lo fermerà. Deve farlo. Abbiamo bisogno di tempo. Tempo? Per cosa? Ho scoperto altre cose sulla reliquia. Ho confrontato il libro di Sarpeverde con tutti i volumi della biblioteca sulle reliquie e i sacrifici oscuri. Così ho capito una cosa. Credo che la reliquia funzioni solamente all'interno della catacomba. Quindi dobbiamo portare Anne alla catacomba e poi compiere un sacrificio. Sembra rischioso. Ne vale la pena. L'ostacolo maggiore potrebbe essere in Faustus. Anne si convincerà a tentare solo se lui sarà della partita. Dobbiamo anche cercare di non farci scoprire da tuo zio. Se informasse il preside, rischieremmo l'espulsione. Stavolta lascia in Faustus a me. Per quanto riguarda mio zio, non è più un Auror. Ciò che non sa, non può nuocerci. Se tuo zio scoprisse i nostri piani, credi che andrebbe a denunciarci al ministero? Se lo scoprirà, dubito che andrà al ministero. Da quel che ho capito, non è rimasto in buoni rapporti. Dicevo, no, non ne parla, ma immagino che la sua avversione nei riguardi della magia oscura abbia a che fare col periodo trascorso lì. Secondo Anne, a un certo punto ha deciso di combattere ad armi pari e ha usato una maledizione senza perdono contro dei maghi oscuri. Almeno questo è ciò che lei crede di aver sentito. Quando ha capito come il lavoro lo stava cambiando, si è licenziato di colpo. Quindi non credo che andrà al ministero ad annunciare che la sua famiglia fa uso della magia oscura. Buona fortuna con Infaustus. Ci vediamo presto. Ti farò sapere quando noi quattro dovremo incontrarci nella catacomba. Aspetta il mio gufo. A presto. Non è ingiusto. Io fare questa cosa la faccio anche limitando io stesso un'altra persona nel fare le cose, quindi non è ingiusto, è così che funziona quando si convive e non ci sono sufficienti spazi, purtroppo si deve fare così. Impossibile. Al prezzo attuale è altamente impossibile, purtroppo. Anche perché la zona dove sto è estremamente difficile trovare una connessione a internet decente. A meno che non sono in una zona dove c'è la mia stessa ditta che porta la connessione ad internet, allora lì è una cosa un po' diversa. Però per il resto non è possibile, anche perché purtroppo qui le zone sono estremamente complesse da gestire. Trasferirmi dove? Io devo stare a pagare poche tasse, non devo andare a pagare 1700 euro per un affitto di un monolocale, eh.
prezzi, se ti trasferisci da queste zone, sono soltanto destinati ad aumentare. Dovresti andarci piano con i dolci. L'altro giorno ti ho scambiato per un troll. Depulso! Questo è il meglio che sai fare! Descendo! Proseguo! Stupendissimo! Sei troppo semplice! Attenti! Bomba! Depulso! Credo che tu non sappia con chi hai a che fare! Non puoi fermarmi! Lucky! Depulso! Bombarda! Non sei veloce abbastanza! Descendo! Non posso abbandonarti? Descendo! Non la passerà! Depulso! Bombarda! Glacis! No. Revelio! Non mi senti se lancio incantesimi? Ah no, erano commenti al... Ah, stronzo, muori e cose del genere. Ma un attimo. Ora dovresti sentirmi molto meglio. Soprattutto se avvicino al microfono. Allora... Revelio! Oh, un troll. Depulso! Bombarda! Glock! Descendo! Depulso! Glock! Descendo! Depulso! Bombarda! Glock! Descendo! Descendo non funziona. Perché è un troll? Flipello! Glock! Bombarda! Depulso! Depulso! Bombarda! Glacio! Proteggo! Nessuno fermerà Ramrod!
Ma cos'è? Non prendo più punti esperienza a ammazzare cose. Questa cosa che non prendo più. Defuso! Bombarda! Ho preso solo 70 punti. Revelio. Ah, allora. Asso. Vabbè, fanno pure pena. No, no, non m'ha preso. Bombarda! Proteggo! Faccio! Glacis! Defuso! Bombarda! Slappi! Protetto! Tutto fisso! Bombarda! Non mi serve questo, mi serve questo. Expelliarmus. Expelliarmus. Non la passerai. Ranrock ci unirà. Expelliarmus. Bene, mio enorme amico. E ora abbiamo da raccogliere cose. Revelio! In realtà non posso abbandonare l'Italia, perché per abbandonare l'Italia dovrei avere un altro posto di lavoro già all'estero. Per le poche tasse in realtà basta andare in Spagna.
Revelio. Ma non è così facile da fare, soprattutto quando ormai non hai più tutta quella grande possibilità di lasciare il... il paese, perché hai delle basi particolarmente importanti ormai qua nel mondo, cioè in Italia. Avessi avuto 20 anni e affini, allora avrei potuto farlo senza problemi. Ormai. Non è più così fattibile. Non posso accedere ancora a quella parte, mannaggia. Canis Major. E fatta anche questa. Siamo scesi. Bombarda! Expelliarmus!
Bombarda! Defunto! Expelliarmus! Stupefito! Blatt! Revelio! E stermiamo ancora un po' di goblin oggi. Però peccato che non mi danno punti esperienza i goblin. Quanta roba da raccogliere qui. Revelio! Ok, vediamo che se c'è altro da raccogliere. Oh. Meglio indagare. Certo che è meglio indagare. Revelio! Basta, tutto qui. Tanto pare sì, tutto qui. Una piccola grotta. Niente. Questa zona è finita la grotta. Revelio. Un po' d'oro. Un po' di galeone, direi vero. Non ho più preso di lui, sto andando. Defuzzo! Oh, un tranello del diavolo. Lumos!
accessorio non identificato. Però prima di andare... Revelio! Sì, confermo. Lumos. Non c'è più nulla. Siamo quasi. Una delle ultime. Olè. Non possiamo passare perché o siamo troppo indietro nel gioco o siamo troppo bassi di livello. Vi ha presi in giro, portandovi alla rovina. Revelio! Nient'altro? No, ma se... Davvero intrigante. Se possiamo scendere in questa galleria, ovviamente. Revelio! Cioè, tutto qui? Non si può andare avanti? Oh! Ho finito tutto! Cioè, questa zona qua ormai l'ho finita. Sono arrivato nella regione più a est. Dentro di lì non ci posso ancora andare. Revelio! E ora che combini? Torno indietro, correndo come un matto. Qua? C'è nulla. Speravo. Revelio! Le galline... Dai, che ci fa bene un po' di corsa. Cioè, più che altro un po' di corsa chilometrica. Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Non ho già vista questa grotta qua. Cioè, l'ho fatta tutta. Oh mio Dio. Revelio! Eh.
Tazzo! Revelio! Tazzo! E niente, Revelio! Incantesimo qui da far paura. Perché ti dà la risoluzione degli enigmi. Come evitare di cadere? Questa costa non mi piace per niente. E allora perché? Ho ricevuto il tuo gufo. Grazie. Felice tu sia qui. Ho avvistato delle frotte di seguaci di Ranrock salire dalla costa. Ne ho udito uno dire che sono diretti a un'altra caverna, come quella trovata da noi. Com'è possibile che siano ancora un passo avanti a noi? Non possono sapere del trittico. Non so. Ho visto un altro ricordo. Questa volta era di una custode di nome Niv Fitzgerald. Era turbata dal modo in cui Isidora ha usato la magia antica. Ma ancora non so come tutto questo si colleghi a Ranrock. Questi custodi ti stanno prendendo in giro. Devi pressarli per avere maggiori informazioni. Non funziona così. Per accedere a ciascuno di questi ricordi devo completare una prova. Non è semplice come credi. Mi stanno mostrando i ricordi in un ordine specifico. Loro... O non si fidano di te, o non hai sufficientemente a cuore N per porre loro le domande più scomode. Certo che ho a cuore N. Siamo arrivati fin qui. Non permettere alla tua frustrazione di prevalere. Va bene. Mi fiderò dei tuoi cari custodi, per ora. Ma lo faccio controvoglia. Non abbiamo scelta. E ora che ne dici di vedere perché il trittico ci ha condotti qui? Presto, prima che ci scoprano! Tieni gli occhi aperti. Ho visto degli scagnozzi di Ranrock allontanarsi dal sentiero più avanti. Mi chiedo perché? Vorranno fare razzie. Questa montagna serviva a custodire gli oggetti preziosi dei borghi locali. Ma è stata abbandonata quando Ranrock si è impadronito della costa. Tazzo! Glacky! Expelliamo! Proseguo! Sono un colpo di fortuna! Seguaci di Ranrock meritano tutti lo stesso destino. Revelio! C'è un test lassù. Per alcuni sono un cattivo presagio. Non per tutti, però.
Lo so. Allora, quella grotta. D'accordo. Senti, non ho nessuna intenzione di scalare questa montagna in silenzio. E chi lo sta facendo in silenzio? Stiamo correndo come dei animati, lanciando incantesimi come se non ci fossero domani. Dopo che ho fatto fuori... Il nido dei Testral deve essere vicino. Uccidete tutti gli intrusi. Aspetta! Dobbiamo... Sono stanco di pianificare. Resta, sarai. Defuzio! Expediamo! Protego! Stupefiti! Non è una scena! Dire qui è stata una bella. Bombata! Complimenti! Stupefiti! Tirarla per le lunghe! Poco saggio! Lati! Expediamo! Defuzio! Hai solo ritardato l'inevitabile! Vendicherò la tua morte. Expediamo. Non la passerai. Vendicherò. Defuzio. Oh, troppo divertente. Sì. Avrò pace. Oh, Clapi. Hanno avuto quel che sia. Sta diventando un pochino stronzo il tizio qui, eh? Cosa ti è saltato in testa? Di uccidere quei goblin. Potevi farci ammazzare. Ma non l'ho fatto. Sembra sì. Che i seguaci di Rarrock fossero diretti più avanti nel sentiero. Proseguiamo. Reveglio! Mi ha raccolto tutto, quasi. Ok, quelli si sono incastrati. Vediamo se riusciamo a risolvere il bug. Bombarda! Reveglio! Ho corretto il bug. Bombarda! Confringo! Abbiamo già fatto e torniamo. Rarrock la farà pagare a tutti. Qualsiasi manufatto di argento goblin appartiene a noi. Che sia una spada o uno di quei fantomatici depositi. Hai sentito quel goblin? Che ridicolo concetto di proprietà. Aspetta, venire. C'è qualcuno? Defuzio! Confringo! Seguaci di Rarrock meritano tutti lo stesso destino. Ben fatto. Sì, c'è che arrivi 200 anni dopo, però, eh. Ciccio, eh. Sono avanti 200 metri, li ammazzo tutti. Concordo. L'unico mago buono è un mago morto. Bombarda! Ha ragione al riguardo. E io ho tutte le intenzioni. Protego! Superficio! Defuzio! Defuzio!
Sebastian, aspetta. Aspettare? Cosa? Perché improvvisamente tanta cautela? Ascoltami. So che sei arrabbiato e abbattuto, ma attaccare ora potrebbe vanificare tutti i nostri progressi. Lodgok ha detto... Ah, il tuo amico Goblin? Smettila. Non tutti i Goblin sono come Ranrok. Io non sono il nemico. Vogliamo la stessa cosa, trovare delle risposte. Pensavo che volessimo la stessa cosa. È così. Ascoltami. Lodgok conosce Ranrok molto meglio di noi. Mi ha detto che Ranrok sa dei custodi e sta perlustrando tutti i luoghi legati in qualche modo a ciascuno di loro. Ecco perché sembrano sempre essere un passo avanti a noi. So quel che sto facendo. Devi fidarti di me o non credo che potremo andare avanti assieme. Va bene, mi dispiace. Mi sto... Mi sto lasciando sopraffare dalle emozioni. Ed è così già da un po'. Mi fido di te. E non credo di poter salvare Anne senza il tuo aiuto. Bene. Ranrok chiaramente sa più di quel che credessimo. Dobbiamo stare attenti a non fare errori. Attaccare ora non serve. Ci attende un durissimo lavoro. Dobbiamo operare assieme. Solo così troveremo l'ultimo pezzo del trittico. Sono d'accordo. No, si aspetta un monitor. Revelio! Metri e via di corsa, allora. Per ora tutto bene. Splendido. Ragni. Perfetto. Bombarda! Glacio! Depulso! Revelio! Ma non perdono più zanne sti stronzi. Defuso! Quasi non la più bombarda! Confringo! Revelio! Un po' di zanne di ragno. E a quanto pare un tesoro. E il nostro compagno che si paga nella cosa. Guarda! Ok, grazie.
Ora dovrebbe andare meglio. Bombarda! Glass! Confringo! E poi quante cazzo di ragnatele ci sono ancora? Mannaggia cazzo. La spintarella e quel forziere sarebbe caduto. Oh, ce ne volevano tre almeno. Ah, ce ne volevano tre almeno. Oh, mamma mia. No, ho alzato un attimino il microfono. Quindi dovresti sentirmi meglio senza alzare ulteriormente, diminuire ulteriormente quello che è il gioco. Ora dovresti sentirmi molto meglio. Infatti. Comunque c'è un motivo se guardo il telefono. Che è la mia live. E quello di Vita da Coboldi che stanno giocando a D&D. D&D quinta edizione base, se non mi sbaglio. Con quello che è il master, un mio giocatore, ma l'ambientazione è Star Wars. L'altro telefono. E quindi controllo semplicemente che il telefono sia ancora attivo per lasciare la visualizzazione. Comunque tutto a posto, com'è andato il turno oggi? Sempre se non... come si chiama? Se non eri di riposo? Quei ragni sono intenzionati a divorarci. Di sicuro siamo meglio di una cena a base di goblin. Ma che levioso, non serve un cazzo. Attacca e basta. Abbiamo liberato il mondo da un altro ragno. Stanotte dormirò bene. Insomma. Bombarda! Lapis! Defulso! Bestiacce fastidiose, eh? Reveglio! No, eh. Avresti preferito ambientazione terra di mezzo. Per quella c'è i 5... C'è già un gioco di ruolo fatto apposta, con il suo nome fatto apposta. Adesso non mi ricordo come si chiama quello, è letteralmente ambientato nella terra di mezzo. Scala che conduce qui. Per quale motivo? Sembra che nessuno vi metta. Reveglio! Il riposo è quel turno che io ho. Confringo! Poco. Contando che anche questa settimana ho fatto più. Ho fatto ancora un po' più ore che... Riveglio! Glass! Bombarda! Confringo!
Ho fatto quasi più ore di lavoro di riposo, cioè di lavoro che di straordinario che di lavoro. Guarda questo posto. Non è il mio stile, però. Troppo esagerato. Tanti. Mi sono rotto il cazzo. Imperio. Defuzzo. Bomba. Confringo. Attraversare la caverna non può essere stata l'unica sfida. Forse dobbiamo cercare delle rune. Credo di aver appena colpito il mio collega. E ora ne mettiamo grazie. Confringo! Abbiamo già visto simboli runici come questi. Revelio! Sì, ma prima devo sapere dove sono tutti. Revelio. Perché se prima non so dove sono tutti. Bombarda. Defuzzo. Allora. Revelio. Usciremo da qui. Revelio. Sì, ok, non hai fatto riposo, ma com'è andato oggi il turno? Sebastian, una pagina di diario. Cerchiamo le altre. Perché non ha lasciato tutte le annotazioni del diario nello stesso posto? Perché sarebbe stato troppo facile. Hogwarts non ti avrebbe potuto fare esperire tutto quello che dovevi esperire al meglio. Yeah, andiamo con i troll. Troll!
colpire dal... Ah, è vero, mi devo dedicare solo a lui. Ma che grande lavoro di squadra. Ma cazzo dici, grande lavoro di squadra. Torcere. Un intero gomitolo, direi. Ok, sono battute che farei esattamente anch'io. Revelio. Lo ammetto. Ma... Riparo! Se no è pericoloso. Revelio! Niente cose utili lì dentro. Io non so se stare qua fermo a guardarlo ancora per ore. Vabbè. Andiamo a sistemare. Levioso. Il bug, va. Aggiustiamo la gente che si perde. Revelio. Un'annotazione di diario. Isidora è stata qui. Sebastian si è buggato di là. Azzo! Guardium Leviosa!
Chissà se arriva Sebastian. Revelio. Oh, è arrivato. È arrivato Sebastian, si è aggiustato il bug. Quante scale. Sono senza fiato. Però ne è valsa la pena. Che panorama. Revelio. Non so, ma a me quelle armature non piacciono poi molto. Hanno delle fottutissime Morning Star in mano. Accio! Oi. Wingardium Leviosa. Revelio. Meglio di niente, no? Ma perché ci ho provato? Ma cosa stai dicendo? L'ho fatta cadere apposta dopo che l'ho saccheggiato. Sarà un modo per farlo saltare via. Buone notizie? Questa annotazione è preoccupante. Revelio! Quasi non avrei saputo fare di meglio. Se stai facendo fare tutto a me, tu, ma che cazzo? Revelio! Cioè, vabbè. Questo posto non può essere appartenuto solo a Isidora. Ma il trittico ci ha portati qui. Revelio. Uno e due. Solo. Solo due. Un altro simbolo runico. Ormai dovrei essere in grado di capirlo perfettamente. Defuso! Ecco. Ora sì che le cose si fanno più interessanti. Zona creata da Isidora. Isidora deve aver affinato la sua abilità con la magia antica in questo posto. Dai ricordi che ho visto, so che i custodi e Isidora non la vedevano allo stesso modo sull'uso della magia antica. Vorrei potessi vedere uno dei suoi ricordi. No, non ti conviene. Un altro passaggio magico antico per il sotterraneo. L'ultimo pezzo del trittico deve essere qui. E lì sopra come si sale? Revelio. L'ultimo pezzo di tela del trittico. Ce l'abbiamo fatta. Ma no. Isidora non avrebbe dovuto tenere tutto questo segreto. Dai ricordi che ho visto, so che i custodi e Isidora non la vedevano allo stesso modo sull'uso della magia antica. Però non capisco perché sembra essersi data tanto da fare per raccontare la sua storia a loro insaputa. Vorrei potessi vedere uno dei suoi ricordi. Già, anche io. Forse completando il trittico riusciremo a capirci qualcosa di più. Revelio! Mm.
basta, nient'altro? Uffa, speravo che ci fosse qualcos'altro ancora da raccogliere. In parte mi sento offeso per quello che mi ha fatto il coso, dai. È incredibile l'avventura che ci ha fatto vivere questo trittico. Ci siamo. Non tenermi sulle spine. Piazzalo, dai. Oh. Un altro pensatoio. Stavamo inseguendo questo. Mi chiedo se... Che cos'è? Beh, scopriamolo. Non posso resuscitare mio fratello, ma posso darti la pace, papà. Momento di silenzio. Avanti, accomodatevi. Isidora, non vediamo l'ora di sentire quello che... Ci siamo. Voglio mostrarvi qualcosa. Papà, sono i miei colleghi di Hogwarts. Mio padre non parla dalla morte di mio fratello. Durante i miei viaggi ho avuto la conferma di ciò che pensavo. Cioè che abbiamo il potere di rimuovere il dolore. Isidora. Che cosa hai fatto? Gli ho tolto il dolore. Grazie. Però... Funziona? Direi proprio di sì. Ovviamente, è Argento Goblin. Mi serve qualcosa di più grande. D'accordo. Sarebbe utile se mi dicessi che cosa dovrà contenere. Magia. Avanzata da un incantesimo per rimuovere il dolore. Però, se usato correttamente, il suo potere è in grado di fare molto di più. Perché vuoi mettere da parte una simile magia? Voglio tenerla al sicuro finché i miei colleghi non ne capiranno il valore. Alcuni sono turbati da una tale magia. Non tutti sono pronti a un simile potere. Forse no, ma qualcuno lo sarà. E ovviamente chi sarà quel qualcuno? Noi. No. Ha eliminato il dolore. Lo sapevo. C'è un modo per aiutare Anne. Qualcosa non va, Sebastian. Che vuoi dire? Hai visto ciò che ha fatto? No, non con i ricordi, con il ritratto. Io credo che Isidora non sia apparsa semplicemente perché non può. Non ti seguo. Abbiamo già visto quel posto. La casa a Feldcroft, il quadro distrutto. Era lei. Sì, è vero, qualcuno ha distrutto delle tele incantate. Ma abbiamo trovato il ricordo. Sì. Sì, hai ragione. Abbiamo visto quello che voleva mostrarci, quello che poteva fare, che tu puoi fare.
No, non lo farò. Ma non so come fare quel che ha fatto Isidora. Allora dovrai imparare. Ti insegneranno i custodi. Non so se lo faranno. Per i custodi, rimuovere la capacità di provare dolore è una forma di magia complessa e imprevedibile, da usare con grande cura, se non da evitare. Da evitare? Ma se hai superato tutte quante le loro prove, hai già dimostrato quanto vali. Tu, no, puoi, manca ancora la quarta. Ne hai le capacità. Ti prego, parla coi custodi. Se non per me, fallo per En. Perché i custodi vogliono far star zitta Isidora? Perché distruggere il suo ritratto? Perché deve aver fatto talmente qualcosa talmente tanto di brutto. Che ovviamente Rebellion ha fatto del male. Non ha fatto del bene. Allora, mi mancano 4 chiavi di Dedalo. Andiamo a consegnare. Quello che è il Demigaisk, le lune di Demigaisk che ho trovato. E ora salve, signor Moon. Ah, salve. Hai rimosso altre statuette di Demigais? Ho un po' di lune per lei. Ah, sì. Continua così. Continuerò a cercare le statuette di Demigais e magari riuscirò a portarle altre lune. Complimenti per il coraggio e il valore. Soprattutto perché possono essere raccolte solo di notte. Vediamo adesso quanti Demigais ci mancano. Ora prima togliamo tutti sti cazzo di punti esclamativi. Ok. Ok, e te, Kitsune, ti faresti rimuovere il dolore? 4 su 13. Oh, micio! Allora, esc.
Eccoti di ritorno. È un piacere rivederti. Scopa di una casa, ne ho già tre. Grazie per la tua visita. Spero di rivederti ancora. Allora. Divido l'ingresso della miniera. Dio, mi avrei dovuto fare tutta questa strada a piedi. Questa miniera potrebbe nascondere un segreto. Rarrock e i suoi seguaci. Se non avessi fatto il giro dell'universo. Qui non c'è traccia di Lodgok. Deve essere già dentro. Andandomi a fare sostanzialmente la ricerca di tutte le cose che andavano ricercate. Questo pullula di seguaci di Lodgok. Devo mantenere la calma. Protetto! Stupefatto! Deve essere qui. Ok, ci siamo fatti un po' di galeoni. Questo carrello dovrebbe portarmi negli abissi della miniera. Esattamente come alla Gringot, ma stavolta sono io che guido. Qualcosa non va. Chissà quanto mi porterà. Il Rock sarà contento dei nostri progressi. Chi c'era su questa? Mi dai un bel po' quel momento, per favore. Quella deve essere la fine della corsa. Se c'è un muro. Revelio! C'è un muro, direi anche, e grazie al cazzo. Quindi. Oh mio Dio, c'è un muro, non posso andare oltre. Passo bene in questo momento e avrei tanto bisogno di un amico.
conosco. Taccio! È a sud del castello. Credo che la grotta che Doran voleva che trovassimo sia proprio da quel lato. E adesso me lo dite mentre sto facendo altro, mannaggia a voi. Revelio! Curative. Ma perché soltanto Confringo? Revelio. Tanto materiali di merda, equipaggiamenti del cazzo si trovano. Certo, tutta roba che posso mettere in vendita, però. Wingardium Leviosa. Taccio. Wingardium Leviosa. Revelio. Ok. Ma merda, serratura di livello 3. Revelio.
Ma cosa vuoi fare? La colpa è soltanto di Ranrok. Sì. Revenio. Di colore arancione, quindi qualcosa di particolarmente buono. Confringo! Revelio! Revelio! Revelio. Revelio. Cioè davvero è solo per quello? Ora mi spiegano i goblin che cazzo fanno ste cose? Senza usare la magia, visto che loro vogliono scrivere magia. C'è nessuno? Infetto! Volta non andrà come Felca. Defulso! Confringo!
Revelio! Belle le cose incastrate nel muro. E questo dove porta? Sicuramente fuori dal sentiero battuto. Incendio dovrebbe bastare per accendere il fuoco. Non ho già usato Confringo, perché dovevo usare anche incendio? Revelio! Spero di raggiungere Ranrok prima di Lodgok. Revelio! Sì, soldi, soldi. Viva i gol, i soldi. Un altro scavo completato. Il mondo magico. Posso mettere fine a questa storia. Devo distruggere la trivella e fermare i seguaci di Ranrok. Inferno! Crucio! Ehi! Proteggo! Stupefico! Ci è mancato poco.
Revelio! Poi dicono che le maledizioni non devono essere ritirate. Sì, invece devono essere lanciate le maledizioni. Devo trovare il modo di fermare quella trivella. Revelio! Colonne si stanno indebolendo. No, le colonne dovrei averle rotte tutte. Defuso! Confringo! Revelio! Defuso! Mi ero accorto dell'ultima. Tu. Questo è un vero peccato. Non importa, ne faremo altre. Ho trovato qui fuori che gironzolava. Lord Gok, sei qui per scusarti, fratello? Sono venuto per fermarti. Che cosa mi hai portato? Essere. Per tutto questo tempo tu lo sapevi. Sapevi dove si trovava. No. Va tutto bene? Non ti capirò mai, Lord Gok. Sei così ingenuo. Quella strega voleva solo usarti. Non ti ha mai considerato un suo pari, come tutti quelli come lei. Ti sbagli, Ranrock. I giovani sono i più ingannevoli. Gli insegnano a nascondere il disprezzo per noi mentre ci sfruttano. Ma è vero. E pensare che i nostri avi si fidavano gli uni degli altri. Fino a questo momento ho cercato ovunque il deposito finale, tentando di reperire l'ultimo diario di Gradbar. Non ho fatto altro che sprecare tempo. Mentre mio fratello sapeva già dov'era. Adesso non mi servi più. Non mi serve nessuno di voi. Te lo stavo portando. Sei soltanto un traditore. Avada Kedavra! Povero Lord Gok, morto per mano di suo fratello. Non mi stupisce che abbia provato in tutti i modi a farlo ragionare. Minchia.
Quindi comunque il fatto che... Ora vediamo di uscire da questo posto maledetto. Il fatto che questa sorta di plot twist fosse saltato fuori era abbastanza nell'aria, un po' come il crash del gioco. Perché ogni tanto decide di crashare e rompere i coglioni. Dai. Sì. Vai. Oh, è partito. E ovviamente adesso non posso, cioè adesso che stavo bestemmiando sul coso, tutto va che è una meraviglia. Omino, benvenuto a bordo del Delfino. Povero Lodgok, morto per mano di suo fratello. Non mi stupisce che abbia provato in tutti i modi a farlo ragionare. Ora vediamo di uscire da... Devo trovare il modo di fermare quella trivella. Così, dialoghi a stracazzo. Dirò a Fig di raggiungermi nella sala delle mappe. Lui e i custodi devono sapere che Ranrock ha il diario e conosce la posizione dell'ultimo deposito. Sono un idiota, sono rientrato nella miniera. E ora vediamo un po'. Allora, cosa abbiamo qua? Equipaggiamento, inventario, talenti, missioni. Vediamo di spararci un po' di missioni secondarie, va? Che è una cosa molto molto buona. Tiriamo avanti ancora. Anche perché senza le missioni secondarie non posso imparare a Avada Kedavra. Che cosa che speravo di imparare questa sera. Invece a quanto pare mi sa che manco per il cazzo. Certi giorni sono più difficili di... Nati. Va tutto bene?
sono momenti in cui l'assenza di mio padre passa in secondo piano. E per un giorno o due mi sento in pace. Ma questo non è uno di quei momenti. Mi manca. Mi manca correre con lui. Mi manca il Matabeleland. Dovrebbe essere ancora al mondo. Ed è colpa mia se non è così. Natty, non è colpa tua. Non avresti potuto impedirlo in alcun modo. È quel che dice mia madre. Ma lui è morto proteggendo me. E io non posso che sentirmi in colpa. Mi ritrovo a vivere quel momento più spesso di quanto vorrei. Credo mi sentirei meno impotente se riuscissi a mettere fine ai crimini di Harlow e degli uomini di Rookwood. Ogni giorno in più in cui rimangono liberi è un danno per la società, con persone come Archie Beacle a subirne le conseguenze. Sono d'accordo. Li prenderemo. Non ho mai visto una persona più dedita a una causa. Grazie. Credo davvero che li prenderemo. A partire da Harlow. Grazie per aver parlato con me. Mi ha fatto bene. Cioè, era solo questo? Cioè, tutto sto casino per niente? Assolutamente nulla? Vabbè. Sì, e non è un problema che ci sia la chat solo follower per 10 minuti. Salve, piacere di rivederla. Altrettanto, come posso aiutarti? Che cosa c'è in vendita? Con cosa posso aiutarti oggi? Mi fa piacere che tu sia riuscito a passare. Mi serviva appunto dove vendere la roba. So riconoscere una prova di Merlino quando la vedo. Sì, ma non ho voglia di farla la prova di Merlino. Sì e no. Cioè, sia per quella storia che per altro. E anche per evitare spam e a fine. Quindi hai avuto fortuna nella biblioteca? Ci sono volute diverse ore e un'infinità di mappe. Ma credo che questa sia la grotta di cui ci ha parlato Dorran. Notevole, soprattutto perché avevamo poche informazioni. Non ne ho la certezza assoluta, ma c'è una concreta possibilità che non mi sbagli. Ho sentito parlare di una grotta nell'area da cui le persone si tengono alla larga. A me sembra il posto ideale per nascondere qualcosa di valore. È un azzardo, lo ammetto. Ma è plausibile, esatto, che un oggetto così misterioso possa essere stato nascosto in una grotta altrettanto misteriosa, no? Mi aggrapperei a qualunque indizio a questo punto. Hai scoperto perché tutti evitano questa grotta? È una cosa ridicola. Gira voce che faccia impazzire le persone. Però non ho ancora trovato nessuno che potesse confermarmelo con racconti di prima mano. Quindi o sono tutte dicerie... oppure chiunque vi entri poi non è più in grado di parlarne una volta fuori. Vabbè, diamo un'occhiata. Ormai siamo qui, tanto vale dare un'occhiata. Concordo.
Chissà se guardando direttamente una pietra di luna si possa rimanere ciechi. Si chiama pietra di luna, non pietra di sole. Revelio! Allora, ok, dobbiamo cambiare per adesso il mio giro incantesimi. Ma sì, mettiamo. E ora iniziamo l'esplorazione. Le voci che girano su questa grotta sono vere, secondo te? Suppongo che lo scopriremo presto. Allora. Accio! Deguzzo! Revelio! Che è inquietante. Comunque un altro dato aggressivo. Tutte le cose inquietanti. Defuzzo, dipingo, confringo. Quella ieri. Era più. Inquietante ancora. Cioè. Il. Ok, vai, omino. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ciao, ciao, monetizzazione su YouTube. No, vabbè, tanto questa parte poi la tolgo. Allora. No, è perché Kay agli inizi era che aveva la tele. Ah, Kay ha la telecamera, non è che agli inizi, che è spostata rispetto alla sua visuale. Quindi quando lo inquadri così, no? Un po' come l'altro giorno con me su. Sull'altra chat che abbiamo, sulla la doppia live che abbiamo fatto con Atex, che mi si vedeva in diagonale. E quindi fissando lui il monitor si scherza e si dice che lui guardi l'abisso. Ehi, un attimo, scusate, mi si è chiuso il programmino. Ok, si è riaperto. Torno su. Revelio! Accio! Defuzzo! Ho preso il coso giusto, buono. Accio! Defuzzo!
buttiamo. Ma io lo sto buttando dentro nelle mie ricerche. Cioè nella me... cioè, ogni giorno posso raccogliere dittamo come se non fosse un domani. Oh, aspettavo che arrivasse. Come hai detto, scusa? Il primo. Deve essere così che sono iniziate le voci sulla grotta. Si dice che il canto di Fuper porti alla pazzia. Il primo che si mise a parlare. Che incominciò a. Lo aspettavo davvero prima che parlasse di questa cosa. Oh, clippa tu. Puoi farne anche te le clip. In teoria. E perché è omofobo? Sentiamo, soltanto perché... Se la pietra di Luna è qui con i Fuper, faccio! Se qualcuno vuole proteggerla. Solo perché purtroppo, essendo ambientato nel 1800 e nel 1800 non c'erano più di due generi identificati, non dà la possibilità a chi non si identifica in uno dei generi nati con quello che è una maggior consapevolezza del di quello che è l'essere umano. Quindi non è stato inserito perché il gioco è ambientato verso la fine dell'Ottocento, del 1800. Omofobo in cosa? C'è una coppia sposata di lesbiche, c'è dei rapporti che sono anche omosessuali. Quindi non riesco a capire dove possa essere un gioco omofobo avendo effettivamente delle coppie che rappresentino quella che è la realtà LGBTQ più. Mi stavo dimenticando il più. Revelio! Perché non lo aspettavo. Prima i Fuper e ora questo. Ah, non ho visto che c'erano le... Non ho visto le rune. Dobbiamo trovare delle falene per le girandole. A parte le falene per le girandole, devo anche aprire le porte utilizzandole. Ok, siamo con te, quindi adesso giuriamo quello. Faccio! Di conseguenza non è omofobo se quello che stai dicendo è vero. Anzi, in primis, non è una malattia. Studi scientifici espressamente espressi. Forse le rune sulle pareti sono un indizio per trovare, sì, le falene. Sì, sono un indizio, dicevo. Il fatto è che l'essere omosessuale non ha per nulla la tratta di malattia. E ora una cosa omofoba non dovrebbe trattare omosessuali e
lesbiche, se è omofobo dovrebbe far vedere l'esatto opposto. Quindi c'è qualcosa nel tuo ragionamento che non è perfettamente in linea. Allora, adesso dobbiamo aprire quella che è triangolo di quello e quello. Se tiriamo gli anelli e facciamo combaciare le rune, credo troveremo le falene. Ma era quello che stavo facendo. Io non ho ancora trovato nulla che parli di anti-gender come tu stai alludendo. Anche perché ti vorrei ricordare che nel mondo di Harry Potter che sia possibile mettere no, non lo banno, fa content. Revelio, se tiriamo gli anelli e facciamo combaciare le rune, credo troveremo le falene. Sì, adesso fammi vedere cosa c'è da aprire. Per aprire questa qua bisogna tirare triangolo, quindi quello. Faccio! E comunque Omino, lo hai provato il gioco prima di poter commentare? Hai davvero portato e osservato tutto quello che c'è all'interno di quello che Hogwarts Legacy possa offrire? Hai completato il gioco al 100%? Hai ascoltato tutti i dialoghi? Lumos! Perché devi accendere anche te Lumos? Mi dà fastidio se lo accendi pure te. Poi la falena non capisce più dove andare. Non ti capisco. I bambini. Ora. Peggy di Hogwarts Legacy in Italia è un 12+. Quindi vuol dire che la persona che si interfaccia. Se tiriamo gli anelli e facciamo combaciare le rune, credo troveremo le falene. Quello che è in gioco. Ha già un'età di 12 anni. Ovviamente sempre se i genitori rispettano tutte quelle che sono le normative. E sempre se i genitori fanno i genitori. Un altro ostacolo. Fa niente, troveremo un percorso alternativo.
Comunque no, non l'ho pagato 70 euro neanche con l'acquisto di quello che è stato il pre-lease con gli extra, perché non l'ho pagato a prezzo pieno, non per chissà quale motivo, ma perché ci sono le offerte che ti fanno ridurre il prezzo delle cose. Lo streaming è effettivamente un lavoro. Ti inviterei a capire cosa voglia dire fare tutta quella che è la parte di creazione degli sfondi, creazione dei contenuti, creazione di mille altre cose. Revenio. E affini il content creator. Sia che riguardi quello che è il mondo di YouTube, sia che riguardi quello che è il mondo di Twitch, Lumos. Sia che riguardi il mondo, una qualunque parte di quello che è il mondo vissuto come il content creator, è estremamente complicato da capire. Più che altro ci si basa soltanto a quello che viene visto così, di primo acchito. Accio. Senza defunzio. Considerare quanto questa cosa in realtà possa portare Lumos. Per la barba di Merlino, quanta bellezza! Del lavoro mentale. A dire il vero, io sono un lavoratore a tempo indeterminato presso un'azienda che offre servizi internet, fonia e affini, non scrocco assolutamente il reddito di cittadinanza. Io sono su Twitch per divertimento, come potresti leggere dalla descrizione. Ce l'hai fatta? Con Twitch faccio qualche piccolo guadagno extra che mi consente effettivamente di poter comprarmi i videogiochi. Sono su Twitch è perché ho la possibilità di vivere la mia vita e godermi anche. Diamo un'occhiata. Mi leggi nel pensiero. Quella che è la mia passione per i videogiochi, facendolo vedere agli altri. Bello lussureggiante. Ah, per favore, denunciami. Dai. Per quale motivo dovrei staccare la live? Se ti do così fastidio, esci dalla live. Merlino, da vicino è Rebello. Più bello. Deve essere qui, me lo sento.
Avete idea eventualmente chi dovrebbe... chi... scusate, no, non stavo vedendo. Dicevo, sei te quello che se davvero vuole... Confringo! No, deve staccare la live, non io. Perché dovrei fare... Considerato per cosa sono noti i Fooper, mai avrei creduto di essere così felice di vederne così tanti. Non saprei, mi sto ascoltando da un po' di tempo, temo di stare iniziando a impazzire. Benone, stavo pensando che è la prova che i bracconieri non sono anche ancora passati. Anche se perché provi a farmi paura, se cerchi di farmi paura... Trovata! È proprio... È proprio come guardare la luna. Stai proprio parlando con la persona sbagliata. Abbiamo trovato ciò che cercavamo. Ora portiamolo al cerchio di pietre. Brava, Poppy. Alla fine era la grotta giusta. Meno male. Dobbiamo approfittare di questo vantaggio per trovare i volcini prima dei bracconieri. Come ha suggerito Doran, dovremmo portare la pietra di luna al cerchio di pietre. Qua l'unico omofobo sei tu, attualmente. Andiamo? Certo. Per cosa mi segnali? Perché sto giocando a Hogwarts Legacy? Beh, complimenti. Visto che è una cosa che Twitch ha approvato. A quanto pare sì, visto tutto quello che hai detto prima, ed è tutto registrato, ed è tutto visibile in live e chat, quindi quello che ha problemi con l'omofobia sei tu. Di qualunque cosa si tratti, spero c'entrino i bolcini. No, già, non serve niente, non serve che ci sia scritto. Tu hai detto qualcosa, è tutto scritto sopra. Scorri la chat e troverai le tue parole. Paldo, fare il giro, uffa. Comunque, com'è sta tua nonna? Niente, abbatte nonna. Ha lanciato un incanto gnaulante e minaccia di trasformare in un mantello il primo bracconiere che si presenta da lei. Mi sento comunque male se penso che sono andati da lei per colpa mia. Sarà felicissima che hai deciso di trovare i volcini. Spero di sì. Nonna capisce quanto sia importante proteggere chi ne ha bisogno. Allora, se dobbiamo raccogliere i bolcini, ci prepariamo per la raccolta dei bolcini. Direi che non ci sono dubbi su dove mettere la pietra di luna. Va bene, ok, come vuoi. Già. E poi sono io. Grazie per farmi ridere così tanto, cioè... È stupendo. Era la danza dei Moonkalf. Sai quanto è raro vederla dal vivo? Avviene solo con la luna piena. Anche se credo che questa volta sia stato donna barbuta. Della pietra di luna. Quel motivo che hanno tracciato per terra è normale. Fa tutto parte della danza. Non ripetono mai lo stesso motivo. Per capire meglio questo, dovremmo disegnarlo. Non vedo l'ora di dire a nonna che ho visto la danza dei Moonkalf ben due volte. Mi invidierà molto. L'avevi già visto? La prima volta è stata fortuna. Ero in sella dalla porta e per quello li ho visti. Era la notte... Se non vuoi seguire la live, stacca tu. La notte in cui ho conosciuto alla forte, io... Come vi siete incontrate, tu e dalla forte? Mi fa molto piacere raccontartelo. Circa 5 anni fa, alla forte fu catturato dai bracconieri. Inizialmente volevano venderla, ma presto decisero di ucciderla. Presumo ci avrebbero guadagnato di più. Io non ne potevo più.
La liberai e fuggimmo. Volammo per non so quanto, finché non vidi alcuni Moonkalf ballare sotto di noi e atterrammo per guardarli. Lo vidi come un segno, un buon segno. Il peggio era alle spalle. In che senso ne avevi avuto abbastanza e il peggio era alle spalle? La notte in cui liberai alla forte è la stessa in cui fuggii da casa. Dall'accampamento di bracconieri. Vengo da una famiglia di bracconieri. Porco Giuda! Per Merlino, non so che dire, Poppy. Non posso neanche immaginare quello che hai passato. Mi sono sempre sentita diversa da loro, e più crescevo, più diveniva chiaro. La nonna cercò per anni di convincere i miei a mandarmi da lei. Ti basti sapere che, quando me ne andai su alla forte, mi diressi dritta da lei. Che coraggio! Sono felice che tu sia scappata. Anch'io lo sono. Da piccola ho visto così tanti animali che avrei voluto aiutare. Ora è la mia unica missione. Grazie, molto gentile. Non dovevi avere tutta questa premura nei miei confronti. Da quello che ho visto, stai riuscendo nel tuo intento. Ho ricevuto un po' d'aiuto. Non l'avevo mai detto a nessuno, ma sono felice di avertelo raccontato. È bello avere qualcuno con cui parlarne. Nella tenda c'erano tanti bracconieri. Non temevi che potessero riconoscerti? I bracconieri sono nomadi. Molti di quelli presenti qui non sono quelli con cui sono cresciuta. Detto ciò, sì, papà, tra un po' vado. Mi riconosciuta. Arrivando così tranquillo. I tuoi genitori sanno cosa fai adesso? Che hai salvato quel drago dall'arena, ad esempio? Non parliamo, o meglio, loro non mi parlano. L'ultima volta che li ho sentiti erano nel Borneo intenti a far soldi con le acromantule. Tuttavia, non mi sorprenderebbe se gli fossero arrivate delle voci su di me. Ci sono giorni in cui lo spero. Ora che sono più grande, vorrei poter parlare loro. Farli ragionare. Ma purtroppo temo che le cose non migliorerebbero. Com'è stata la tua infanzia in una famiglia di bracconieri? Quel che ricordo di più è che eravamo sempre in giro. Sulle tracce di una qualche preda da far fuori. Era una vita caotica e pericolosa. Molto poco adatta a una bambina. No, io non vado ad alzarmi alle 6 di mattina, domani mi alzo alle 8. E visto che sto restaurando un appartamento parecchio grande, domani mattina andrò a farmi prima un'ora di macchina e poi 7-8 ore di restauro senza essere giustamente retribuito, anche perché è una cosa che faccio ben volentieri. Domenica poi farò tutti i doveri di casa e lunedì tornerò a lavorare. Grazie di avermelo detto. Dovremmo tornare da Dorran. Deve vedere il simbolo. E abbiamo anche dei bracconieri da sconfiggere. Raccogli la pietra di luna, così posso fare uno schizzo del simbolo per Dorran. Hai finito il disegno? Ci sono... quasi. Credo sia il profilo di... Ma no, io alle 8 sono già fuori casa domani mattina. Il diario non diceva che la chiave per trovare i bolcini è la luce della luna? Ma certo! Ora è tutto chiaro! Dobbiamo informare Dorran, anche se non saprei proprio dove trovarlo a quest'ora. Forse faremmo meglio a tornare al castello. Lo cercheremo domani dopo una bella dormita. D'accordo. Se sei pronta possiamo andare. Allora, abbiamo fatto il level up, sistemiamo quello che è l'inventario. Talenti, non posso fare nulla.
mettiamo i talenti. Sì, sì, ok, come dici tu. Ne abbiamo già denunciato uno con queste cose, quindi fai te. Anzi, due. Ok, questo l'ho fatto, quello l'ho fatto. No, non per quello, per le illazioni e le parole che vengono utilizzate, e la verità sul gioco è completamente sbagliata. Revelio! Anche perché ancora non ho trovato nulla. Allora, c'è lui. Abbiamo un po' di queste cose da fare, che molto probabilmente le farò dopo. Tu dici quello che vedi. Va bene. Allora, queste sono le missioni secondarie che ci mettono un attimino per essere svolte, perché sono effettivamente non targate sulla mappa. Di conseguenza bisogna fare la ricerca per sapere dove andare. Allora, alcune le ho trovate, però non posso entrarci perché mi manca l'alomora di terzo livello, quindi dovrei finire questa, che è la parte delle chiavi di Dedalo, che è molto avanzata rispetto al solito. Me ne mancano solo 4. L'unico limite è il cielo, per questo mi devo allenare questo, che è... devo rimettere a posto le mie skill. Non mi serve, adesso vado a letto e sto con la mia compagna, quindi vedo. Sono delle campane, sono da cercare effettivamente il posto, anche questo. Siamo a 4 su 13 per la lomora di terzo livello. Il fantasma del nostro amore, anche questo c'è da trovare, la mappa delle candele volanti. E il tesoro della tomba maledetta, mi serve l'omora di terzo livello per poter entrare, perché il cancello è chiuso dalla lomora di terzo livello. Sull'ultimo sorso d'acqua. Convinto di tutto. Comunque stai facendo insulti personali rivolti verso il sottoscritto, di conseguenza è una querela. Salvataggio completato. Ma detto questo, più che altro è perché il gioco adesso andrebbe avanti ancora per diverse ore. Come ho già spiegato, mi devo alzare. I ragionamenti di certe persone sono davvero incredibili. Mi ha lietato la serata. Vado a letto con il sorriso. E detto questo, allora, domani dovrei riuscire a streamare lo stesso, nonostante tutta la fatica che andrò a fare, ma l'ho già fatto settimana scorsa no, mi sono riposato, è vero, effettivamente, ma vabbè. Quindi dovremo vederci domani sera per le 9:30-10. Facciamo ancora un paio di orette su Hogwarts Legacy, poi andiamo in raid da quello che è il nostro caro Mr. Gully, dove giocheremo Ali Hit fino un po' più avanti. Detto questo, io vi mando in ending e con le persone che scrivono su una chat che è pubblica, aperta a tutti sull'internet pubblico, che tutti possono leggere e che viene salvata e verrà caricata
su YouTube, dove potranno vedere altre persone. Io vi saluto, vi ricordo come sempre che la risposta resterà sempre e solo 42. Noi ci vediamo, no, beh, domani no, perché è passata mezzanotte questa notte, e transizione. Piccola nota, la live non è ancora staccata, ho soltanto aperto la schermata di ending. Ciao!